Il bilancio 2011 è uno sguardo all'annata in avvio. La prospettiva di Conad Adriatico è a lunga gittata. Nel complesso di una situazione economica disastrosa, l'azienda festeggia i 40 anni di attività senza arretrare, ma addirittura rilanciando. In una situazione di difficoltà oggettiva dell'Italia, complessivamente noi portiamo a casa un buon bilancio. Un fatturato di 890 milioni con una crescita del 2,7% sull'anno precedente, quindi sono risultati di tutto rispetto, di tutto rilievo, che ci lasciano una grande soddisfazione. Per quanto riguarda l'Abruzzo, portiamo anche qui, voglio dire, un aumento della quota di mercato, anche se molto più limitativa. In Abruzzo siamo il leader, abbiamo il 25% di quota di mercato, quindi crescere si fa fatica di più. Comunque siamo anche cresciuti, abbiamo raggiunto un fatturato di poco più di 450 milioni, una crescita del 3%, ma soprattutto in Abruzzo abbiamo sviluppato, voglio dire, un rapporto con i fornitori locali molto più importante rispetto agli anni precedenti. I nostri poco più di 200 fornitori nell'agroalimentare locali hanno fatturato nel 2011 oltre 60 milioni di euro di prodotti che chiaramente non sono stati venduti solo e esclusivamente in Abruzzo, ma sono finiti in tutta Italia e alcuni anche in Europa. Assessore Castiglione, oggi Conad fa un bilancio dell'anno 2011, le prospettive per l'anno 2012 e una cooperativa, questa di Conad Adriatico, che insiste molto sulla nostra regione. Sì, appunto il loro sistema sotto forma di cooperative dà la possibilità alla Conad di coniugare il giusto equilibrio tra la grande distribuzione e gli esercizi di vicinato, di coniugare quelle che sono le esigenze di attività commerciali importanti come la Conad, di far quadrare i bilanci con l'attenzione al territorio, dove il marchio di qualità Conad promuove anche oltre i confini regionali quelle che sono le tipicità regionali. La rete di vendita, leader in Abruzzo con oltre un quarto di quote di mercato già acquisite, nella cornice del Palazzo di Regione ha lanciato una nuova sfida. Attenzione particolare non solo ai prodotti, ma anche al modo innovativo dei consumatori di fare la spesa. Diciamo che il consumatore sta cambiando il modo di fare la spesa. Noi, per quanto riguarda i nostri clienti, abbiamo cercato di difendere il potere di acquisto loro aumentando il numero di promozioni e aumentando il numero di referenze all'interno delle promozioni. Lei consideri che quasi il 30% dei prodotti venduti li abbiamo venduti in offerta. I nostri clienti hanno avuto un beneficio di 110-120 milioni di euro di risparmio facendo la spesa da noi. Però assistiamo anche ad altri fenomeni che sono la diminuzione della qualità del carrello della spesa. Molto probabilmente più facilmente si ricorre a prodotti basic, farina, latte, si lasciano quelli che sono le vendite di impulso gratificanti. Si scambiano i prodotti, dalle proteine della carne rossa si acquista la carne bianca, abbiamo più consumo di carne bianca, oppure di uova. Quindi il carrello della spesa si sta impoverendo in maniera significativa. Ecco, quello che noi cerchiamo comunque di portare avanti come strategia aziendale è quello di non far diminuire assolutamente la qualità dei prodotti che vendiamo ai nostri clienti, perché ci mettiamo anche la faccia. Qualità radicata anche sul territorio, perché lo ricordiamo, molti dei vostri prodotti, dei prodotti del vostro catalogo sono inseriti all'interno del territorio abruzzese, vengono prodotti proprio qui in Abruzzo. Sì. Ne abbiamo 202, come dicevo prima, di fornitori locali. Questi prodotti li produciamo in maniera con amore e con passione. Lei considera che il prodotto a marchio Conad, che secondo i nostri standard deve avere la qualità del leader, li vendiamo mediamente a un 25-30% in meno del prodotto leader. Questo per andare incontro a questa crisi economica che inevitabilmente attanaglia tutti e che probabilmente peggiorerà anche nei prossimi mesi a causa delle varie tasse, della disoccupazione, della non occupazione. Le considero che soltanto l'inflazione nei primi 3 mesi è stata del 2,83%,
ma per effetto soprattutto dell'aumento del carburante. Quali sono in questo senso le linee di sviluppo per il 2012, cioè quali sono i filoni su cui cercate di puntare? Ma guardi, per il 2012 abbiamo messo già in cascina alcuni obiettivi. Il primo è quello che abbiamo rilevato dal gruppo Standa, i punti vendita Billa in Abruzzo, escluso uno quindi dal centro commerciale di Megalò agli altri. E in questa situazione abbiamo mantenuto con accordo sindacale i livelli occupazionali, un grosso impegno da parte nostra. Nello stesso tempo speriamo di rilanciare queste insegne, soprattutto più che le insegne, questi punti vendita. Abbiamo continuato a investire, abbiamo aperto dei nuovi punti vendita, abbiamo aperto dei discount, abbiamo aperto dei supermercati, abbiamo continuato a investire aprendo una piattaforma qui nella zona industriale di Pescara del pesce. Lei considera che tutto il pesce che compriamo dal porto di San Benedetto, Pescara e Termini confluiscono in questa piattaforma e poi vengono distribuite su tutti i nostri punti vendita. Quindi abbiamo messo tanto a cuocere, ma anche qualcosa di più importante in termini di prospettiva. Apriremo nei prossimi mesi un progetto iniziato alcuni anni fa, la piattaforma del fresco a Vasto, San Salvo più che Vasto, una piattaforma tutta sul fresco in cui concentreremo i salumi, i surgelati, la carne e l'ortofrutta e faremo la consegna presso i nostri punti vendita con un unico camion a temperature e compartimenti stagni differenziati. Questo ci consentirà di ridurre del 30% i chilometri, con grande beneficio sia sul conto economico per abbassare i prezzi e sia sull'impatto ambientale, che chiaramente con il 30% in meno di carburante incide. L'anno 2011 ha segnato il tempo e ha dato il via al futuro, no? Ogni anno tira fuori delle indicazioni per l'anno successivo. Quindi questa sua corretta affermazione mi fa dire come stiamo interpretando i segnali che dal 2011 sono arrivati. Nel 2011 abbiamo visto uno spostamento di consumi su diversi settori merceologici. Lo spostamento dei consumi deriva da un elemento fondamentale. Le nostre famiglie sono governate dal nostro ministro delle finanze, che normalmente è una signora che fa la spesa, no? E queste signore che frequentano i punti vendita in un momento di crisi che nel 2011 si è acuita e nel 2012 si perpetuerà, ma insomma andrà in maniera più profonda sicuramente, hanno iniziato a spostare il modo, no, di fare la spesa. Come? Magari noi abbiamo osservato che magari anziché comprare carne di vitellone, no, a 15-16 euro al chilo, compro carne di pollo a 5-6 euro al chilo. Perché le nostre mogli, mamme, signore che sono brave imprenditrici della nostra economia sanno veicolare la loro borsa su queste cose. Certo che questo spostamento di consumi è importante, quindi se noi non vendiamo più carni rosse, non vendiamo carni bianche, se il consumo delle uova, che è un mercato economico, perché lei con 2 euro di uova da un fabbisogno energetico proteico a una famiglia di 4 persone tranquillamente in un pasto, no? Però magari il nostro indotto economico, sia noi ma anche i produttori, incassano 2 euro, non 14 o 15. Quindi c'è questo bisogno di convenienza, cresce sempre di più la spesa in promozione. La promozione prima quasi quasi faticavamo a farla capire al consumatore, per dirgli: guardate, comperate in promozione, ogni tanto vi diamo questa opportunità. Oggi se non c'è la promozione non si vende nulla. Oggi la promozione ha assunto delle percentuali vicino al 40% in certi luoghi, ma dal 30 al 40% delle nostre vendite. Quindi il consumatore gira con questa, con questo volantino spesso, e cerca di comprare. Quindi queste indicazioni hanno dato in noi il via per aumentare la pressione promozionale, perché è quello che il consumatore vuole. Quindi se il consumatore vuole questo, noi dobbiamo aiutarlo, quindi chiediamo degli sconti all'industria, in modo che questi sconti, loro fanno dei sacrifici, un po' li facciamo anche noi, e il consumatore viene a fare spesa da noi. Quindi sviluppiamo circa 300 attività di taglio prezzo durante un anno, con tantissimi articoli, mettendo sempre dentro quelli che contano per la spesa. Quindi bisogna dare al consumatore il latte sempre, l'acqua sempre, il pane, la prima necessità sempre, e possono trovare mediamente scontati rispetto al normale taglio panino di spesa di 25 anche 30 punti a volte il prezzo. Quindi cerchiamo di fare questo senza venir meno alla qualità, perché
è facile fare lo sconto con una qualità inferiore. Cerchiamo sempre di dare del prodotto di grande qualità ed è per questo che con le nostre filiere alimentari controlliamo. Lei pensa che noi controlliamo dal mangime che mangiano il bestiame del percorso qualità Conad fino alla trasformazione e al primo trasporto. Si parla molto spesso di consumi come di una domanda che in questo momento sembra banale, ma non lo è, soprattutto in questa prospettiva economica. Ecco, dal punto di vista istituzionale, quali sono le prospettive che dobbiamo attendere? La crisi del consumo è dovuta più che altro alla scarsezza economica e alle difficoltà di reddito che in questo momento hanno le nostre famiglie, che sono sempre più alla ricerca di quei prodotti che coniugano il più possibile la qualità all'attenzione del prezzo. La Conad è una di quelle realtà che riesce a coniugare le esigenze delle famiglie guardando con attenzione al miglior prezzo e alla migliore qualità presente sul territorio. Affidabilità e presenza sul territorio, le parole d'ordine che pongono Conad protagonista del mercato e non solo nella nostra regione. Ma anche innovazione. Il tema liberalizzazioni è al centro del dibattito politico. Eppur con una soddisfazione parziale, l'amministratore delegato Antonio Di Ferdinando traccia le linee di sviluppo. Diciamo che sono anni che lottiamo come movimento cooperativo, anche in altri paesi europei, per la liberalizzazione, per alcune liberalizzazioni. Abbiamo lavorato molto sul discorso delle farmacie e sui carburanti. Abbiamo aperto in questi anni in cui c'è stata questa parziale apertura diverse decine di farmacie, ma purtroppo nelle nostre così chiamate parafarmacie i nostri farmacisti assunti non possono vendere una serie di prodotti che i loro colleghi assunti nelle farmacie, in altre farmacie possono vendere. Noi con l'apertura delle parafarmacie in Italia c'è stato un fenomeno, voglio dire, di abbattimento dei costi del 20% su questa serie di prodotti e non è assolutamente vero che sono aumentati i consumi. Non è perché, voglio dire, si è ridotto il prezzo del 20% dell'aspirina e gli italiani hanno consumato più aspirina. Ecco, questo è il concetto. Ci aspettavamo con questo decreto di avere una maggiore apertura per poter andare incontro poi in fin dei conti alle tasche dei cittadini, perché comunque noi con meno 20% comunque la nostra marginalità la portiamo comunque a casa. Però non è stato così, vediamo un po' in futuro, voglio dire, se possiamo, ci sono altre porte che si possono aprire. Invece quella dei carburanti, lo diciamo con piena soddisfazione, che sono stati tolti i vincoli e lacciuoli che ogni regione aveva messo per definiamolo questa lobby, a difesa di questa lobby, inserendo all'interno delle nuove pompe di carburante, metano e così via, quindi l'avere più prodotti, limitando di fatto gli investimenti. Le nostre pompe di benzina vanno benissimo, vendiamo mediamente 10 milioni e mezzo di litri per pompa di benzina, contro 1,5 milioni della media Italia, vendiamo mediamente da 7 a 10 centesimi in meno del mercato di riferimento, quindi ne siamo entusiasti. Ne sono entusiasti soprattutto i consumatori. Entro fine anno prevediamo di aprire la nostra prima pompa di benzina in Abruzzo, all'Aquila, una pompa di benzina riservata solo a vetture con 8 piste di rifornimento. Ecco, quindi gli aquilani tra un po' potranno fare benzina da Conad, che sembra una frase un po' paradossale, però sarà così. Sarà così, lo potranno fare a un prezzo inferiore sicuramente a quello di mercato di diversi centesimi. Io adesso non conosco benissimo quel mercato di riferimento aquilano, però ritengo che da oltre 5 centesimi inferiore in meno ci saranno sicuramente. Il marchio Conad, a fronte di un mercato alimentare in affanno, cresce in fatturato 2,9% in più rispetto al 2010 e in leadership. Il nuovo piano di sviluppo invece prevede un investimento di 11,3 milioni di euro, 3 nuovi punti vendita, 4 acquisizioni per un mercato di 190 posti di lavoro. Noi facciamo tanto fatturato in Abruzzo e ci fa molto piacere dare un contributo a questa economia, perché se questa economia è solida noi lavoriamo di più. Pertanto forse il mio amministratore delegato avrà detto che noi qui sviluppiamo 60 milioni circa di fatturato all'ingresso dei fornitori abruzzesi. Quest'anno abbiamo fatto anche un investimento importante, abbiamo aperto il nostro centro del pesce fresco, proprio qui a Pescara. Abbiamo preso un magazzino di pesce fresco, attingiamo proprio dal porto di Pescara, ci sono 6 pescherecci che pescano per noi
e il pesce fresco poi lo smistiamo sulle altre regioni, però è qui che noi facciamo il grosso del fatturato, da qui comunque partono l'ortofrutta lo stesso, moltissimo ortofrutta dalla Valle del Trigno, da queste vallate, per poi esportarle sulle altre regioni, ma anche in Albania dove abbiamo dei negozi. I prodotti abruzzesi poi, sempre per parlare di qualità, perché i prodotti abruzzesi sono prodotti di qualità, li portiamo nel resto delle cooperative italiane, non so, Cantina Dollo ci fa il vino per anche altre cooperative, quindi le lo trova dalle Alpi fino alla Sicilia, diciamo, no? E così l'olio brutino pescarese, tanti prodotti che da questa regione siamo riusciti a portare sulle altre città italiane. Che dirle, non basta. Non basta, perché lei mi ha detto quali segnali cogliamo, i segnali non sono belli. E quindi bisogna dare, secondo me, un ulteriore contributo a questa economia. L'Abruzzo è una regione stupenda, soprattutto è la regione più verde d'Europa, è la regione con 3 parchi nazionali. Le amministrazioni sono state brave a promuovere questa territorialità. Secondo me va di più sfruttata nel settore economico agroalimentare. Quindi perché non fare qualche prodotto che prenda proprio spunto da queste grandi potenzialità? Perché non fare una mozzarella del parco, no? Magari più un consorzio però. Perché non fare un consorzio col prosciutto tipico abruzzese? Prendiamo magari questi salumieri, li facciamo consorziare, che fanno come a Parma, tutti fanno, no? Varie aziende fanno il consorzio e il prosciutto di Parma. Ma perché dobbiamo mangiare il prosciutto di Parma? Mangiamo il prosciutto abruzzese, facciamo un bel consorzio, il prosciutto abruzzese. Maiali dell'Abruzzo, 18 mesi di stagionatura, il sapore che piace agli abruzzesi, non troppo dolce ma neanche salato. Quindi facciamo un prosciutto DOC, prosciutto del consorzio abruzzese, non di Parma. Questo territorio ha tante potenzialità, dobbiamo coglierle per rilanciare una sfida importante in questo momento di crisi. Conad è pronto, vogliamo anche che le organizzazioni di categoria industriali e commercianti, degli artigiani, ci vengano dietro su questi progetti, perché vogliamo veramente dare un impulso ancora più forte a questa regione. Quindi potrebbe essere l'Abruzzo come brand dare la spinta per Conad 2012? L'Abruzzo come brand è stato bravissimo, complimenti, il brand Abruzzo per il 2012, ma anche per gli anni futuri. Insomma, noi attingiamo mozzarella da 7-8 fornitori abruzzesi, noi compriamo il pane da più di 60 panifici, che è un settore molto in crisi. Se lei fa una mente locale a casa sua, il pane fresco si compra sempre di meno, si compra sempre di più il cracker, il crostino, perché il pane si spreca, se avanza il pane lo spreco, allora mi compro magari il cracker, anche per un consumo edonistico, però ecco, anche perché è un trend di consumo, e qui questa associazione magari dei panificatori potrebbe fare qualcosa e rivedere in chiave marketing le produzioni. Devono capire che il pane si consuma di meno, stanno perdendo il 10% di fatturato all'anno, i consumatori stanno comprando i prodotti di grandi aziende che fanno del confezionato, e quindi bisogna spostare le produzioni su questi prodotti, altrimenti l'economia locale scende. Presenza in Abruzzo certificata anche dalla presenza dell'assessore allo sviluppo economico Alfredo Castiglione, invitato speciale per analizzare i successi di un'azienda che pare proprio non voler smettere di crescere. Quindi lei si aspetta un 2012 per Conad, immagino, più positivo dell'anno precedente? Strutture come la Conad, che sono presenti sul territorio non soltanto con grandi centri commerciali ma anche con esercizi di vicinato, con medie superfici, il futuro del commercio io lo vedo verso queste forme di aggregazione. Non più grandi distribuzioni, non più carrelli stracolmi, ma un panel di spesa che la media famiglia fa in base alle esigenze quasi giorno per giorno. Box.